Ciao ragazzi, sono Mystix, Audio Video Production, benvenuti nel mio canale. Oggi provo la Kramer Night Swan. Prima di iniziare la recensione devo ringraziare la Lucky Music che sta sponsorizzando questo video e mi ha permesso di provare questa fantastica chitarra. La chitarra è stata appunto mandata dalla Lucky Music, avete il link in descrizione se siete interessati all'acquisto. Lucky Music spedisce in tutta Europa, quindi senza nessunissimo problema. Allora, iniziamo a parlare un pochettino della chitarra, delle sue caratteristiche e poi andiamo a suonare un pochettino. Questa appunto è la Kramer Night Swan in colorazione nera e pallini blu, in realtà sono azzurri. Al ponte tremolo Floyd Rose 1000, che è fantastico, anche se un ponte tremolo, diciamo entry level, è veramente stabilissimo. Devo dire che la chitarra mi è arrivata direttamente così dalla Lucky Music, e quindi penso direttamente dalla fabbrica, già perfettamente settata, con l'action bassissima, il ponte perfettamente settato, non era intonata, ci sono stato un pochettino ad intonarla, però era già tutto quanto bello settato. Ha sul retro del manico le brugole, come potete vedere. Il corpo è in mogano, mentre il manico è in acero, tra l'altro molto ben rifinito. La tastiera invece è in ebano, quindi tutti quanti materiali comunque di qualità. Abbiamo due humbucker che sono Seymour Duncan SH4, se non ricordo male, un solo potenziometro di volume generale e lo switch a tre posizioni. Come vedete c'è una posizione un po' particolare per quanto riguarda gli humbucker. Abbiamo un humbucker al ponte e uno invece centrale, manca quello al neck. È un pochettino strana questa configurazione e a me non piace tanto il pickup centrale, perché è proprio in direzione di dove io vado a plettrare, quindi non mi fa impazzire questa posizione. Devo dire che mi piace come suonano quando li uso in combinata e penso che siano in single coil, non l'ho letto da nessuna parte, ma il suono mi sembra proprio single coil quando vado a posizionare lo switch in posizione centrale. Cos'altro dire? I tasti sono jumbo, medium jumbo se non sbaglio, finitura lucida mentre opaca sul manico, davvero ben rifinito. Abbiamo la voluta posteriore, è bellissima da vedere, ricorda molto gli anni 80 e rimane anche ben intonata. Sono rimasto veramente colpito da questo Floyd Rose 1000, costo anche molto molto contenuto. Andiamo a sentire come suona. Vi enuncio che cosa sto utilizzando, un po' di roba in realtà, perché ho voluto richiamare un po' quei suoni anni 80. Allora, la chitarra va direttamente nel primo pedale, che è un compressore ottico chiamato Mira. Avete comunque tutti quanti i link in descrizione di tutto il gear che sto utilizzando se siete interessati. Vado poi direttamente nell'equalizzatore, questo mi serve per spingere un po' le frequenze alte quando entro nell'amplificatore per avere un po' quel sound chug, ok? Poi vado nel Rev G8, che è un noise gate, e lo sto utilizzando in configurazione 4 cavi. Quindi va a sentire sia la chitarra ma anche l'amplificatore con il send e return. E poi ho il Clock Catalin Bread, che è un riverbero shimmer, questo l'ho utilizzato nel send return. Amplificatore Marshall JVM410H, cassa custom made con due microfoni. In questo momento sto utilizzando il microfono Coles 4038 a nastro sullo speaker VGS, quindi Warehouse Green Barrett, mentre il lato in audio LS208 è sullo speaker Retro 30, sempre della VGS. Vado direttamente in scheda audio, Antilope Discrete 8 Pro che ho in prova, fantastica, e registro con Studio One 6. Bene, andiamo a sentire come suona. Allora, iniziamo con un pulito. Andiamo a togliere tutti quanti i pedali, anche il gate, e andiamo a sentire con un pochettino di compressione. Allora, pick up centrale, quindi switch in alto. Switch posizione centrale, quindi tutti e due gli humbucker insieme, sentite il sound.
a me ricorda molto un single coil, quindi non credo che sia un backer. Penso che siano tutti e due insieme, ma tutti e due splittati in single coil. Non l'ho letta questa caratteristica, se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Pickup al ponte. Andiamo ad aggiungere del riverbero. Insieme. Ok, andiamo in distorsione. Il gate ci salva qua. Togliamo il comp. Senza riverbero. Più aggressivo con l'OD2, con dei medi un po' scavati. We'll be right back.
Ok ragazzi, questa è la Kramer Night Swan, una chitarra che vi fa sicuramente divertire. È una chitarra fantastica, molto leggera, richiama un sacco gli anni 80, specifiche anche di alto livello, prezzo contenuto, veramente ve la suggerisco. Link in descrizione per comprarla direttamente dalla Lucky Music. Un grazie di nuovo alla Lucky Music. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, fate un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!